Se Dio vuole stasera, 30 settembre, su Rai 1. Trama e cast del film. Se Dio vuole, questa sera 30 settembre. Il cast e la trama del film su Rai 1. In attesa che sabato 14 settembre parta su Rai 1 il nuovo programma serale di intrattenimento, questa sera andrà in onda a partire dalle 21:25 il film Se Dio vuole. La pellicola appartiene all'anno 2015 ed è la prima volta che andrà in onda su una rete generalista. Se Dio vuole è un film diretto da Edoardo Falcone. Vede al suo interno protagonisti, tra i tanti attori che hanno composto il cast, Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante, Ilaria Spada ed Edoardo Pesce. Il film che vedremo questa sera su Rai 1 è una commedia che appassionerà i telespettatori dalla durata di 87 minuti. Tommaso è un cardiochirurgo che vive con la moglie Carla, una donna affascinante ma avanti con l'età ed alcolizzata, per questo adotta dei ragazzi a distanza. La coppia ha due figli, una è Bianca, sposata con Gianni Malloni ed abitano accanto, l'altro è Andrea che studia medicina. Ultimamente però Andrea pare diverso, rimane chiuso in camera, uscendo solo la sera senza dire a nessuno dove va. Il padre lo segue e vede che si incontra con un amico, per questo ipotizza sia gay. Se Dio vuole, la trama del film in onda stasera, 30 settembre 2017, su Rai 1. Tommaso quindi crede che suo figlio sia gay. In Se Dio vuole, che è una commedia irriverente, interessante e che colpirà il telespettatore ed andrà in onda questa sera a partire dalle 21:25, Andrea svela alla famiglia che il giorno dopo avrebbe voluto fare un annuncio. Tommaso quindi, raduna tutta la famiglia concordando con loro che avrebbero appreso alla notizia nel migliore dei modi. La sera dopo però Andrea anziché dire che è gay, svela alla famiglia di voler diventare sacerdote. Sorpresi i familiari hanno difficoltà ad agire come accordato, un figlio prete è un duro colpo. Mentre finge di capirlo, inizia a seguirlo insieme al genero. Scopre così Don Pietro, è lui ad aver convinto il figlio. Intanto Bianca per solidarietà inizia a leggere i Vangeli, guarda film religiosi e incomincia a rifiutare rapporti con il marito se non ha scopo procreativo. Bianca litigherà anche con il padre, accusandolo di averla sempre giudicata e non amata per come lei era. Dunque la famiglia sembra collassare, Tommaso si ritrova ad avere due figli che stanno modificando la propria vita ed inevitabilmente la vita di tutte le persone care che hanno intorno. Che cosa accadrà? Per scoprire come andrà a finire questa simpatica commedia, l'appuntamento è per questa sera a partire dalle 21:25 su Rai 1.